Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di libri che si leggono in un'ora. Siamo per noi universitari, questo è un periodo molto intenso. Sono con voi ragazzi, sono con voi. We can do this. Quindi quale migliore occasione per parlarvi di libri che possono essere letti in un'ora o poco più. Ovviamente dipende dalla velocità di lettura di ognuno e dal formato della pagina, dalla grandezza del carattere, dalla dimensione, dall'interlinea, insomma, da un po' di elementi. Comunque, libri che si possono leggere in un'ora ce ne sono, anche di molto belli, pregnanti e interessanti, quindi aspetto i vostri suggerimenti giù nei commenti, perché anch'io ho bisogno di leggere qualcosa di breve in questo periodo. Il primo libro che mi è venuto in mente è un classico, il curioso, no, è lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde, un classico che indaga sulla la psicologia dei personaggi e i loro doppi, il loro alter ego. Non fatevi spaventare dalla mole della mia edizione, perché c'è il testo a fronte in originale, quindi le pagine sono la metà in italiano. Un altro nome che appartiene alla schiera dei classici è Tolstoy, con il suo Il taglio del bosco. Avvicino perché magari cioè il formato è anche piccolino. Questa è un'opera dolcissima, carinissima, che, come dice il sottotitolo, Racconto di un allievo ufficiale, parla proprio di ciò che enuncia, ovvero dell'avventura di una brigata di ufficiali sullo sfondo di quello che andrà a confluire nel suo più grande romanzo, ovvero Guerra e Pace. Che ho letto di recente è Il mio romanzo viola profumato di Ian McEwan. Questo conta forse una sessantina, cinquantina di pagine, non ricordo esattamente, e è diviso in due parti. La prima è il vero e proprio racconto, in cui si narra della volontà di appropriarsi della personalità e del talento di un'altra persona. La seconda parte è il saggio corrispondente sull'egoismo, con un'interessante prospettiva storico-letteraria. Poi un classico della latinità, La favola di Amore e Psiche di Apuleio, estratta dalla sua opera più di mole più consistente, Le Metamorfosi. Poi io sono molto veloce a leggere raccolte poetiche, e in particolar modo vorrei consigliarvi una raccolta poetica che ho letto nel 2018, ovvero Nostra Signora dei Calzini di Alessandra Racca. Non è la più bella che io abbia letto, ma è sicuramente quella più pop, più diretta, che con uno stile capace appunto di arrivare a tutti, capace di penetrare nella sensibilità di ognuno di noi, quindi assolutamente consigliato. La Metamorfosi di Franz Kafka, divisa in tre parti, o tre atti, una con un'angoscia crescente, un classico assolutamente da recuperare, lo si legge in una manciata di minuti. Ho anche pensato a un saggio da inserire in questa lista, e mi è venuto in mente Un'etica del lettore di Ezio Raimondi, un saggio sulla critica letteraria, con un grado di accessibilità molto molto alto. È la sintesi del suo pensiero di critico e studioso. Si sofferma, insiste in particolar modo sul ruolo del lettore, che nel momento della lettura non è passivo, ma attivo, come lo è la sua coscienza, che appunto deve compiere delle scelte davanti non tanto alla prosa dell'autore che si trova appunto a leggere, ma ai contenuti che propone. Bene, un video molto veloce per libri che si leggono velocissimamente, spero di esservi stata d'aiuto. Volevo cercare di spaziare un po' nei generi e nel tempo, spero di esservi stata utile. Se è così, pollice in su, e ci sentiamo nei commenti per qualche vostro consiglio. Ciao!